Grazie Presidente. Marco Piacentini, superstite, l'uomo definito anche padre coraggio, ha perso nella strage la moglie e due figli uccisi dalle fiamme mentre erano dentro la propria casa nelle vicinanze della stazione. Urlavo, ma nessuno mi sentiva. Non mi sentivano perché avevo la gola bruciata. Ha raccontato Piacentini, il quale rimase in fin di vita per diversi mesi a causa degli ustioni riportati a seguito dell'esplosione del gas GPL. Si è salvato soltanto dopo aver subito 40 operazioni in anestesia totale. Dopo 5 mesi, a novembre 2009, Marco Piacentini seppe della morte della moglie e di due figli. Incontrò il nuovo figlio Leonardo, quasi non si riconobbero a causa delle ferite che avevano entrambi. Cristiano Falorni avrebbe voluto raccontare la sofferenza fisica e psicologica sua e degli altri suoi fratelli, che aiutati dai vigili del fuoco, dai poliziotti e dai volontari, scavarono incessantemente e senza pause, sasso per sasso fra le macerie, nelle 2 settimane successive al disastro sotto il sole di luglio, alla ricerca di un corpo che non venne mai trovato. Marco Germani e Isabella Baldi, i due abitavano al primo piano di una palazzina a via Ponchielli. Ci svegliò il bagliore del fuoco della casa che avevamo di fronte. Io e mia moglie scappammo dopo che si verificò una prima esplosione. Io ero scalzo e avevo solo gli slip. Per questo tornai su a vestirmi. Una volta in strada fui colpito da una nuova esplosione. Tornai in casa per mettermi sotto la doccia e rimasi alcuni minuti chiuso in bagno. Sono saltato dalla finestra quando ho sentito i miei genitori che erano in cortile che dava sulla ferrovia. Alle 3 del mattino ci arrivò una telefonata, era mia figlia Emanuela, disse a mia moglie: c'è stato un incidente, ma non ti preoccupare, non mi sono fatta niente. Dopo 42 giorni di agonia è morta. Emanuela aveva 21 anni, sua madre Daniela Rombi è l'anima dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, che raggruppa i familiari delle vittime. Quando arrivammo all'ospedale, il primario ci disse che Emanuela stava malissimo, mia moglie svenne. E potrei continuare a elencare esperienze, eventi di quel tragico 29 giugno dove persero la vita 32 persone, bambini, ragazzi, uomini e donne, che riposavano nelle proprie abitazioni pensando di essere nel posto più sicuro della propria vita. È stato un incidente in un ambiente di lavoro, la ferrovia, trasformatosi in un disastro ferroviario che ha provocato una strage con 32 vittime. Si è trattato di un disastro annunciato, previsto e prevedibile per incidenti analoghi avvenuti precedentemente e per una politica di abbandono della sicurezza perpetrata in questi anni. Perché? Perché il semplice motivo che profitto, mercato, competitività non si devono subordinare alla sicurezza, alla salute, quindi al diritto alla vita come bene inalienabile, irriducibile e inviolabile. In questa mozione, scusate, ho dovuto presentare un attimino perché è bene non perdere la memoria di questi eventi. In questo paese troppo spesso ci dimentichiamo queste cose. C'è il rischio che il reato di incendio colposo possa cadere in prescrizione, come è già avvenuto per reati sulla sicurezza inerenti al decreto legislativo 81 del 2008. Ritenendo inaccettabile e disumana la prescrizione di incendio colposo e lesioni gravi e gravissime, si pretende che sia trovata una soluzione all'immane tragedia del 29 giugno del 2009. Un breve ricordo di quello che è l'istituto della prescrizione, che è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici determinati dal trascorrere del tempo. Nel 1929, nella relazione a un progetto definitivo per un nuovo codice penale, viene inserito come eccezione al sistema e viene inserita in Italia nel 1930 con il codice Rocco. Addirittura volevo leggervi la ratio dell'applicazione relativamente al diritto penale, cioè la ragione per cui è applicata, che a distanza di molto tempo dal fatto avvenuto viene meno sia l'interesse dello Stato a fornire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo. E vado a concludere. Ricordo che proprio di questi giorni l'Organizzazione per le Nazioni Unite, gran parte delle indicazioni in questa convenzione indica una serie di problemi aperti del nostro Paese su quali occorre ancora lavorare. Uno degli aspetti critici rilevati dal rapporto riguarda il nodo insoluto della prescrizione, su cui il documento riconosce gli effetti positivi dell'innalzamento delle pene per i reati di corruzione, ma sottolinea ancora una volta che la lunghezza dei procedimenti giudiziari è un elemento di preoccupazione. E quindi
si urge la necessità di una riforma di questo istituto, oggetto di eterno scontro nella maggioranza che sostiene il governo Renzi. Bene, questa nostra mozione, perché la Giunta regionale si impegni in sede di conferenza Stato-Regioni, perché venga una riforma, ma vera, di quello che è tutto l'apparato giuridico e giudiziario del nostro Paese. Quindi evitiamo che questa strage vada senza colpevoli e quindi contribuiamo perché la prescrizione e la giustizia in questo Paese migliori veramente a questo punto abbia una svolta veramente sostanziale. Come del resto altri istituti, io parlo dell'istituto della proscrizione, vitalizio, l'immunità parlamentare, l'articolo 67, il vincolo di mandato, sono tutti istituzioni che sono state fondate con i nostri padri costituenti, ma che avevano una sua ragione di essere a quel tempo. Oggi questi istituti sono stati stravolti, utilizzati per le più becere azioni di malaffare e di corruzione morale in questo Paese. Quindi una forte spinta alla Giunta perché si adoperi in questo senso. Grazie.